Non festeggiamo, napoletani, non festeggiamo. Non rendiamoci ridicoli, c'è poco da rifesteggiare. La Juventus ha perso contro dei ragazzini, significa che noi valiamo 100 milioni di volte meno della Juventus che dei ragazzini. Quindi non c'è da festeggiare. C'è da far capire che noi siamo indietro e dobbiamo invece andare avanti. La Juventus ha meritatamente perso contro i ragazzini che l'hanno dominato. Cioè il calcio italiano è stato sconfitto stasera. L'unica cosa rimane per il calcio italiano è proprio il Napoli. Ecco, voi invece di festeggiare eventualmente per la Juventus, pensate a far vincere il Napoli giovedì. Quella sì che potrebbe avere un valore enorme, ma maggior ragione perché la Juventus ha perso, che almeno una squadra possa andare avanti e magari vincere una competizione. Altrimenti calcio italiano sconfitto su tutti i fronti. Quindi figura di niente internazionale. L'insegnamento è questo, è vero che i soldi sono importanti, ma andiamo a vedere, abbiamo la squadra che ha speso di più, col giocatore più pagato, forse Messi, no, credo proprio sia Ronaldo, ma insomma, sì, il giocatore più ricco, il giocatore più pagato al mondo, il giocatore più famoso, e lo ha comprato. Altri giocatori di valore. Insomma, alla fine ha vinto una squadra con tutti i giovanetti che adesso diventeranno dei grandi giocatori che varranno un sacco di soldi. Ora, quindi è inutile festeggiare, non solo non è inutile festeggiare, ma riflettiamo su questa cosa. Quando i tifosi, per esempio, del Napoli dicono, ecco, si compra, compra, non è detto niente, noi possiamo comprare a chiunque, non è detto che vinciamo. Certamente, per lo scudetto, lo possiamo vincere con una campagna acquisti e con dei giocatori di alto livello, però le singole partite, vedi la Juventus mo, ha fatto tutto Samuini, io Higuaín non sono riuscito a vincere, con quello non ho vinto, con quell'altro, comprare Ronaldo vincerò, no, e dice ma hai perso in finale col Barcellona, col Manchester City, no, hai perso con la squadretta, che però è una squadrona, e non è fatta da giocatori sconosciuti, e quindi vuol dire che il calcio sì, è inutile, non è una matematica. Il tifoso si protesta, compra questo, non vinciamo. No, non è vero, non è vero niente. Puoi comprare a chiunque e non vincere nulla. Il problema è che l'anno prossimo la Juventus verrà, diciamo, l'anno prossimo la Juventus, ecco, ma non sappiamo cosa succederà l'anno prossimo, perché io nella mia previsione avrei tifato per la Juventus, al di là del fatto che si trattava di una squadra italiana, proprio perché convinto che la Juventus in qualche maniera ha raggiunto l'obiettivo di anni e anni e anni, quello di vincere la Champions League, avesse un naturale momento di rilassamento e noi ne avremmo potuto approfittare perché invece noi eravamo vogliosi, dopo anni e anni e anni di non vittorie, di riuscire a vincere. Quindi, però adesso, quindi adesso come regola la Juventus dovrebbe essere ancora più incacchiata per vincere l'anno prossimo la Coppa dei Campioni, Champions League, magari chissà che campagna farà. Però io credo che la lezione l'avrà avuta Agnelli. Io posso comprare chiunque, non è quello che mi fa vincere la Champions League. Quindi, perché se non hai vinto quest'anno con Ronaldo, allora quando vinci? Dici, vabbè, ripeto, se hai perso con l'Ajax, quindi comunque non andavi mai a pensare che perdevi con l'Ajax. La Champions League la vinci quando meno te lo aspetti. Vedi, il classico tipo, il Chelsea era un po' come la Juventus di oggi, cioè è una squadra forte, prima con Mourinho. Abramovic aveva la fissazione di dover vincere la Champions League. E non la vinceva mai, e cacciava tutti quanti. Insomma, anche è arrivato una volta in finale, la fecero a Mosca, perse all'ultimo rigore, Terry mi pare la mandò sul palo, ci stava l'allenatore ebreo, diciamo, che mi sfugge il nome, e l'ha cacciata. Cioè, tu arrivi in finale contro il Manchester United,
arrivi addirittura all'ultimo rigore, il rigore va sul palo e tu cacci un allenatore da che... Che significa? Vuol dire che... eppure, ecco. E quando lo ha vinto il Chelsea? Lo ha vinto l'anno in cui le cose andavano male. È entrato in sostituzione temporaneamente Di Matteo. Pensate, Di Matteo ha vinto la Champions League. Era l'anno che poi, tra l'altro, batté il Napoli 4-1. E il Napoli vinse 3-1 al San Paolo. E 4-1 invece perdemmo lì. La squadra più scarsa del Chelsea degli ultimi 30 anni era quella lì. E vinse la Champions League. Quindi, vedete, il calcio a queste competizioni, i mondiali, le Champions League, non le puoi prevedere. È inutile che dici vinci, non vinci niente. Chi è favorito non vince. Queste competizioni, chi è favorito non le vince mai. Ovviamente ne vincerà, una delle favorite vincerà, perché sarà Barcellona, però va a vedere che proprio l'Ajax, ma non credo, io credo che l'Ajax comunque ormai perderà. La giovane età e comunque l'inesperienza alla fine favorirà qualche altro. Però vedete ragazzi, è inutile, quindi i napoletani se si mi dovessero festeggiare, essere allegri, ma chi se ne frega? Cioè alla fine, ripeto, per me se il calcio italiano va male il Napoli, perché vuol dire che è una squadra che non è ancora a livello. Se si fa distanziare così tanto dalla Juventus, è inutile che stiamo a dire questo qua. Il napoletano deve pensare piuttosto giovedì, che è la partita più importante dell'anno. Ecco, qua abbiamo la possibilità di fare la grandissima partita. Quindi i tifosi pensassero giovedì a concentrarsi, a creare uno stadio tutto esaurito. Perché non è possibile che il Napoli si parla, ma non lo farai tutto esaurito. Sono convinto che anche questa partita non sarà tutta esaurita. I tifosi del Napoli stanno scemunendo. Questo lo dico con chiarezza. Napoli è una squadra che gli basterà poco. Io credo che quest'anno farà una bella campagna acquisti, perché Ancelotti vorrà... Cioè, sta là per vincere. La campagna acquista la farà, però se il tifoso non partecipa, come in teoria doveva partecipare un tifoso napoletano tradizionalmente il migliore del mondo, adesso sei il peggiore. Tu vai allo stadio giovedì, vai allo stadio, riempi lo stadio, perché altrimenti sei ridicolo, ti lamenti, fai, non vinciamo, vogliamo vincere, ho visto gli striscioni, vogliamo vincere la Coppa UEFA, vogliamo vincere, tu vai allo stadio, comportati bene, vedi di far vincere il Napoli. Tu, dipende da te se vinci. Se vince il Napoli. Giovedì comunque, sì, perciò dico la Juventus, lezione della Juventus. I soldi, sì, fino a un certo punto. I soldi non ti fanno vincere la Champions League, ti fanno vincere lo scudetto, perché tu, nell'arco delle varie partite, capito? Se no tu incappi in una partita, ma poi le altre le vinci. Purtroppo quando incappi in una partita nella Champions League, sei fuori. Non ti fanno vincere le Champions League i soldi, non te li garantisco. La Juventus non l'ha vinto quest'anno e non lo vincerà a questo punto neanche l'anno prossimo. Lo vincerà quando sembra una squadra più scarsa che finisce il ciclo e tac, vince. Se non ce l'aspettavamo, abbiamo vinto, guardate un po'. È inutile che stiamo qui a discutere. Vedete poi, quando c'è una pressione, la sensazione stasera è anche quella. Io mi ha fatto ricordare un po' le partite Brasile-Germania, la finale, o meglio, non la semifinale, credo, dei mondiali in cui il Brasile doveva vincere per forza, era favorito, cioè doveva vincere già in Brasile. E l'aspetto psicologico è fondamentale. Loro la pressione, si sono sentite la pressione, un po' come il Brasile, anche oggi loro sentivano la pressione, sapevano che stanno facendo tutto l'anno in attesa di queste partite qua, di vincere, per vincere. E invece, quando hanno preso il gol, dopo psicologicamente avevano paura, non sapevano neanche loro. La testa è, ecco perché vinci quando meno te l'aspetti, perché ci va buttando. Non è che a nessuno ci dice niente, vinciamo, invece la pressione
ti porta qua. Comunque a me basta. La Juventus è un peccato che abbia perso, perché l'anno prossimo o crolli Juventus, vedi di crollare e facci questo piacere, crollate tutti, ammosciatevi tutti qua e l'anno prossimo il Napoli vince lo scudetto. Se no, se vi mettete un'altra volta con la convinzione, comprate chissà chi e state ancora concentrati, va a finire che anche l'anno prossimo il Napoli non vincerà lo scudetto, perché lo vincerà la Juventus, però la Juventus come al solito non vincerà la Champions League. Vabbè, forza Napoli, mi raccomando, giovedì.